Siamo nella famosa metro di Tokyo, è un labirinto intricatissimo, anche se in realtà è molto molto semplice orientarsi, perché ci sono simboli, colori, numeri per identificare le varie linee e anche le varie fermate, che comunque non sono scritte soltanto in kanji, quindi si capisce tranquillamente dove si sta andando. Al momento non siamo nell'ora di punta, quindi i famosi omini che spingono la gente dentro i treni non ci sono, ma vi assicuro che esistono, perché li ho visti, e anche a Kyoto, quando c'è tanto casino, ci sono. Diciamo appaiono soltanto nelle fasce orarie più clou. Via, per capirsi. Muro, pietre, bianco, secondo me è molto bello. Tutto nebbia. Perché in Giappone il fino è il simbolo della longevità. Sì, il mio. Compriamo un altro ombrello. Facciamo una tappa. Devo fare una tappa al bagno. Non sapevo di essere la divinità della pioggia, però a quanto pare. Passando piccoli negozi, e il membro del consiglio consorzio sì, mi sono rotto le palle, cioè sto a prendere solo ombrellate in testa, quindi devo camminare storto. Non
tutto il giorno che diluvia, e ora siamo fermi alla stazione di Ueno, che ovviamente tappa obbligata Hard Rock, almeno una maglia a paese va comprata, e tra poco andiamo verso Akihabara, dove il mio stipendio presumo evaporerà. A seconda di come stava anche lo Shinkiro, amore. Oh gente, parlo con voi, soprattutto i nerd che seguono anime e manga. Se non sapete cos'è lo Shinkiro, uno, è gravissimo. Due, recuperatevi l'opera in cui si trova. E tre, se per caso sapete già cos'è, fatemelo sapere nei commenti. Cioè, qui ogni posto potrebbe essere buono per trovare qualcosa. Le famose macchinette che vendono giochi. Ah, bello questo Re Zero. Che ci posso fare? Oddio, una cartona! Siamo qui ad Akihabara in cerca dell'action figure perduta. Qui è un delirio di luci, di colori, un macello assoluto, però è ganzissimo. Siamo stati nel Made Café, purtroppo non potevo farne video né foto perché si paga e non mi sembrava il caso. E ora niente, stiamo girottolando in attesa di andare a Ginza. Allora gente, per giustizia vi lascio queste brevi clip dell'incrocio principale di Ginza, che sarebbe il quartiere stile via Monte Napoleone a Milano. A mio modesto parere, e non solo mio, tappa del tour fondamentalmente inutile. Ma per questo approfondimento aspettate il video curiosità a fine serie. Io per ora vi saluto, lasciate like, commentate, condividete, ma soprattutto iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i nostri contenuti. Preparatevi che nel prossimo video del giovedì vedete una cosa spettacolare!